Buonasera Jas, buonasera Char, buonasera Luis e buonasera Klaus, ben trovati. Eccoci qua all'ingresso dell'ultima, diciamo, ultima area grossa da esplorare. Panorama splendido anche in questo caso, con fiori di vari colori a sto giro. Abbiamo avuto aria con fiori monocromatici, qua ce n'è un po' per tutti i gusti. Gialli, viola, rosa. Lì c'è un baratro gigantesco, no? Qua sopra. Beh. Buonasera anche a Bro. Facciamoci il giro da sopra, ragazzi. Chi è? Banco posta, so soldi? Va. Spam. Allora, c'è un orso. Un orso scarso però. A quante ore sei? Dovrei contarmi le live. Penso che abbiamo superato le 60-70 ore. Okay. Questa è almeno la quindicesima live, forse? Fai una media di 3 ore. Pure di più, 3 ore e mezza, no, sì, cioè un sacco. Poi faccio i conti con calma. Però sì, è una roba devastante come quantità di roba che ci hanno buttato, di contenuti che ci hanno buttato dentro, sti pazzi. Allora, io vorrei farmi prima sta parte qua e questa qui. Ma che cazzo? Ma ha preso un co... Ma sono aggressivissime, che è? Questa è nuova. Ma ha preso un colpo, stavo dicendo. Volevo aprire queste aree qua. Poi si suppone questo. Qua mi aspetto che ci sia un mausoleo, una cosa di quelle. Niente di troppo impegnativo, e poi andremo a convergere in quest'ultimo pezzo grosso, tutto ditoso, che arriverà qui. Cioè, che l'ho finito in 15, no, più di 40 l'abbiamo, no, di più, a meno 50 ore l'abbiamo fatte, penso, ma credo di più. Siete comunque aggressivi pure tutti quanti? È la svolta di quest'area? Che gli animali sono aggressivi? Sì, cazzo, gli arieti sono aggressivi. Una trovata strana, ma non lo so. È la natura che si ribella, come funziona? Sì, sono improvvisamente. Ma guarda che bello qua, Valencia. Ma poi li senti arrivare che galoppano da lontano. Sti pecoroni. Buonasera, Pata. Sono meno aggressivi gli orsi. Per modo di dire. Mi devo aspettare un orso gigante. Non lo dico più, eh. Detto, sono meno aggressivi. No, ma ti seguono fino a casa, ma che è? Va bene.
Buonasera, Emma. Cioè, questo cos'è? Il parco dei degli animali incazzosi. Perché c'è un. C'è un messaggio qua? Non mi aspettavo sicurezza. Io non mi aspettavo gli animali infoiati neri qua. Ma guarda come sono aggressivi! Non c'è praticamente niente a parte gli animali incazzosi qua. È una di quelle aree di passeggiare. Cioè, quello è il ponte che va lì e lì ci sono le rovine, quelle grosse. Io però non voglio andare qua, voglio andare prima. Non sto perdendo niente, credo. Che rumore strano che fa. Qua c'è questo baratro che è altamente sospetto. Sospetto. In breve cane o cane. Però è dove devo andare, mi sa. Che poi voglio andare di qua. Vogliamo salire lassù. Le pecore più aggressive di sempre. Non facciamo scherzi. Qualcuno ha provato a scendere. Ma cos'è? Ma perché? Che proteggi tu, scusami. Non c'hai lo scudo, non me ne puoi tirare indietro. Au. Com'è per dire
Ti ricordi quando all'inizio del gioco la sentinella che incontri ti ha fatto patire tante sofferenze? Adesso rivendicati, cos'è? È come quando all'Ostaizali ti trovi. Perché dovrei evocare Jolan qua? Contro la sentinella? Ah, ma ce n'è un'altra? È Sentinellopoli? Dicevo, come quando ti fanno incontrare i demoni capra come nemici normali in Dark Souls. C'è un villaggio lì, ma cioè alla fine del gioco, secondo si, questi hanno ancora il coraggio di mettere una specie di intero villaggio. Che magari uno non vede manco mai volendo, eh. E qua dove vado però, scusate? Ah, verso la. Presidiano il ponte quelli, che fanno? È tutto troppo bello per non essere una trappola mortale. Guarda che cazzo di atmosfera che c'è qua. Fatata, questi colori. Arriveremo là e piglieremo schiaffi da qualcosa di orribile, probabilmente. Però intanto godiamoci il mo. È tipo il villaggio di Dominula, c'è cioè le vecchie che ballano. C'è troppo uno spazio aperto perché non sia un boss questo. Ma che momento, senti la. Questa è la musichina iniziale del menu. Senza il crescendo. Non c'è anima viva, sembrerebbe. Le vecchie che ballano sono bellissime. C'è troppa pace qua, non mi convinci, Elden Ring. Cos'è un. Ma guarda gli uccelli colombe che volano! Cioè. Dov'è la fregatura, dai? Sto per dire, questo è un albero madre, sì. Ah, questa è la magia che faceva. Non Malenia. Melina? Sì. Ah, incantesimo segreto della regina Marika? Quella magia c'era nel gioco? Perché questo, sta cosa così. Sancirebbe il legame tra Marika e Melina. Ma aspetta. Sciamanico, c'era scritto pure all'inizio dell'area. Questo deve essere dove c'è nata Marika. Crea un piccolo albero madre illusorio che ripristina totalmente i più vivi degli alleati vicini. Marika ricoperse d'oro il suo villaggio natio, vaffanculo, pur sapendo che non vi era nessuno da guarire. Siamo arrivati alla culla di Marika, non è? Ma lei non era tipo discendente di. Come cacchio li chiama? I Numi? Una cosa del genere? Ogni rumore che interrompe questa atmosfera mi mette angoscia.
posto è meraviglioso. C'è un messaggio di Bill Gates che non riesco a leggere perché per qualche motivo non è scrollata la chat del tutto. Credo che i numi e gli sciamani siano la stessa cosa. Dici? Hanno cambiato nome? Adesso che ho scrollato bene. Perché sono sicuro, all'epoca sono sicuro per ovvi motivi, che i numi erano numen in inglese. Sciamani non mi parebbe strano che sia stato reso sciamano la stessa parola in inglese. Quindi ci sarà un legame, chissà. Adesso più passa il tempo più mi convinco che questa è, cioè non ci sono nemici, non c'è niente, semplicemente hai scoperto da dove viene il villaggio natale di Mari. Oddio, c'è uno scendismo però qua. Ah no, però qua torniamo. C'è questo piano intermedio qua che mi fa pensare che si possa scendere, cioè si possa, come dire, esserci qualcosa lì, però non so se si muore da qua col cavallo. Cioè giochiamo un po' così. Ok, non si muore. In compenso non c'è niente, mi sa. Però magari c'era una grotta, qui dovrebbe esserci la guglia lì, no, che vedevamo. Dice che i numeri siano discendenti di persone provenienti da dove l'hai copiata questa, da Ikai? Può significare un altro mondo, come dice la navigazione inglese, può anche significare il mondo spirituale, gli Infe. Ok. Non capisco perché i post di Black Hat non fanno scrollare del tutto la finestra, mannaggia. Mi taglia sempre l'ultima riga. La localizzazione che non voleva che ti pareva e ti pareva che la localizzazione non aveva fatto guai. Strano che non se la piglino con i po con quei cattivi localizzatori infami che non c'hanno nemmeno una riga di contesto quando lavorano, né tantomeno il gioco sotto mano, eh. Maledetti. È sempre colpa loro. Guarda, tu non sei molto lontano da ciò che qualcuno ha provato a fare. Non con Elden Ring, ovviamente. Non ti aspetterai mica che non ci stiamo già provando a fare le robe, le localizzazioni con le IA. Vabbè, non c'è niente però. Tutto è soltanto un'esperienza meravigliosa. È un incantesimo che ti tira la drop, la bomba di lore. La bomba di lore grossa. Mentre lì andiamo nella zona orribile. Ah, ma si può scendere anche da qua volendo? No, voglio fare il ponte, dai. Voglio fare il ponte. Dobbiamo menare la sentinella. Non ho visto quanto richiede di fede sta cosa. 70. Ok, questo è proprio è il non plus ultra delle magie, degli incantesimi. Non ti colpirò mai probabilmente, ma ci proviamo. Sono soddisfazione.
Questo mi... Questo me le può ritirare indietro, vero? Maledetto. Basta che non mi butti giù, guarda. Va bene tutto. Funziona ogni volta che do torto a Vito, lì crea problemi alle mie frasi. Non ho capito in come funzionerebbe sta cosa con Vito. Lui Twitch dice. No, è che non so perché. Evidentemente tu eri qua. L'ultima volta sei venuto con un raid, probabilmente. E Twitch c'ha sta cosa che se uno arriva qui con un raid e poi torna in chat il giorno dopo, tipo qualche giorno dopo, i suoi messaggi li evidenzia con un bordino che c'è scritto utente che è tornato in chat. Sto bordino per qualche motivo fa spanalare lo scrolling delle pagine. Ah, dice che gli dai sempre torto. È un grande classico. Ok, ma non mi aspetto altre sentinelle qua in mezzo alle dita. E alle lamprede lì. Quanto manca? 80.000 tipo. Ponte dell'entroterra. Non è che riciccio le sentinelle, non mi hanno droppato una mazza. Non è che sono nemici normali. Oddio no, mi hanno mollato le benedizioni di Marica. Sei super di topoli qua, Cane? Nessun messaggio cane? Grazie alle ringhe, grazie. C'è una specie di cratere strano lì, andrei prima lì, prima lì. Anche se ammetto di non aver mai capito da dove inizia sta cosa di cane nei confronti delle tartarughe. È pieno. Cane o cane? Si tratti di cane. Cane eccetto maestro. Va bene. Lì c'è qualcosa però. Chiaramente un cratere di uno schianto di un meteorite. Oddio, sarà mica una belva meteoritica, non se ne è vista ancora una. Una la tollererei. In tutto il gioco, dai, una sì. L'altro giorno hai beccato la bestemmia come messaggio, ho fatto skin un riso per 5 minuti. Ah, qua dici? Come hanno fatto a compilare una bestemmia? Non è mica facile.
Oddio, non è manco una belva meteorite, cos'è? Un astel, cosa sei? Un uomo dalla belva meteorite. Come non detto, è una belva meteorite. Questo gli faccio proprio il solletico con sta spada qua. Però i danni se li piglia proprio assai. Li fa pure i danni però. Che la spada qua non fa granché. Sarebbe bello ricordarsi come si combattono questi. Fase 2. No. È un po' confusa, ti vedo. No, ma se... Mi ricordo più come si evita questa, mannaggia. Sarebbe più come se evolvesse in Astel, tipo, in una fase 2 ipotetica. Ma non è che... No, non cadono, non possono cadere. Missile gravitazionale, a meno che non determinate animazioni, ma non credo. È incredibile, è un incantesimo che non richiede fede. Lancia un dardo di gravità che attira i nemici. Scaglia un proiettile gravitazionale che attira a sé i nemici prima di esplodere. La carica cresce la potenza. Si dice che abbia avuto origine nella più remota oscurità, la dimora delle belve meteoriche. Nada grazie, ma davvero. Collina del dito di pietra. Alla faccia del bicarbonato, da un sacco di punti di rune. Forza. Allora facciamo un po' certosina sta cosa, non abbiamo visto qua le lamprede, niente, forse le lamprede staranno nella parte questa qua. È gigantesco sto pezzo di mappa, tra l'altro, questa roba con le dita. Cerchiamo di non perderci cose, mani e ovviamente. Ovviamente. Allora. Ah no, però la parte sopra di qua ci siamo stati, ok, no. Però magari c'è una caverna qua. Lungo il perimetro. Tipo qua dentro. Oh, salve! No, ha chiamato la mamma! Potrei essere morto. Ero completamente incastrato. Non benissimo. Meno male che abbiamo fatto il livello un secondo fa.
Ma questi? Sono le lamprede? In fase tipo inattiva? Dormono? Ma tipo al sole non attaccano? Ma c'erano pure prima? Sono tantissimi. Inquietanti come poco. Se quel coso volante, un insetto volante, in che posizione strana sta me? Sei nuovo tu, cosa sei? Dove sono le mani? È un altro posto qua, era più giù dove sono morto prima. Dove? No, è qua, le mie rune stanno qua. È la versione grossa di quegli insetti lì. Libellula gigante. Che postaccio. Qua ci sono le mani? Ah, era un altro posto però. Eccola, signorina. Mo mi dispiace. Tanto non mi prendi. No, non ce l'ho memorizzate tutte le magie, mannaggia. M'ha preso, ma tanto non mi fa niente. Mi immobilizzi, ma non. Devo tornare alla grazia. Ok, bravo. No, che cacchio fai, Tom? Ora, il lock giusto era praticamente impossibile. A posto. Torniamo giù. Che non è una grotta, è soltanto una rientranza. Impressione. Facciamo il raso muro per sicurezza, perché potrebbe essere. Guarda quante ce ne stanno là. Potrebbe esserci una grotta. Cosa? Cosa proteggono? Non verrebbe niente. Che magari non ci buttiamo da qua.
Non c'è niente là, no? Sta posto da farlo a farlo muro muro è più impegnativo del solito, è veramente gigantesco. Ma guarda quante ce ne stanno. Proteggo umanità. Non ho neanche una magia decente per farli fuori in gruppo. Ma no, ma le mandrie di mani mi mancavano. Fanno un'inquietudine assurda. Qualcosa è morto, non si sa bene. Poi ogni incontro i mandri di bisonte. No, se non mi inquietano di meno le mandri di bisonte. Queste mani gigantesche. Con le mani più piccole. Un incontro di mani, sì, un pascolo di mani. Non è facilissimo orientarsi, è tutta una serie di dislivelli. Che ci deve starci? Qua a mezzo ci deve stare tipo le due dita, non lo so, una roba di quella grande, di quella importanza lì, un uovo di due dita, un prototipo di due dita, qualcosa c'è, cioè, ci sta qualcosa di terribilmente importante. E intanto pigliano danni, non si capisce la cosa e muoiono, non so. Se avessi la nebbiolina ci avrei provato, ma non ce l'ho. Però a livello di grotte laterali mi pare di no. Ah, ecco l'attacco a sorpresa che diceva il messaggio. Non è cliccabile questo? Questo il fuoco fa abbastanza danni. Non c'è niente da raccogliere però. Si capisce anche quanto è alto qua. E lo smog però c'avete qua, eh. C'avete chiaramente un problema di smog.
Ovviamente, due dita. Sta? Come le due dita, giusto, eh? Un'altra supermano. Possiamo duplicare una. La magia. E duplichiamo Mesmer, direi, immagino sia quello che mi dà più rune di tutti. Insegna pure una bella. Ho visto la sua armatura dalle GD, è carina. Però un po'. Non mi si addice troppo, ma è carina. Riusciremo ad arrivare a 100 voti positivi prima della fine del DLC? Chissà. 72. Un po' spartano, sì. Cosa cazzo sei? È una di quelle robe ma nuda? Cioè, sono di un altro colore queste. Sono più forti? Ok, sputano schifo. E non sono più forti. Lì però c'è una mano nascosta, pare che non l'ho vista. Per chi mi ha preso. Nude, che poi non è che le altre hanno il pelo, diciamo che queste sono rosa e quelle sono nere. Ah, c'è un sotto di qua? Da qui alla fine del gioco, che da qui non manca più moltissimo, no? Riusciremo a scoprire cosa cacchio sono quei cosi? È il più grande mistero, altro di perché Miquella vuole. Togliersi, liberarsi del corpo e accogliere, che ne so, e fondersi con quello, non si capisce bene se è di Mogoli o di chi per lui è un mistero molto più misterioso. Cosa cacchio sono quei cosi?
No, perché io continuo a ribadire che cioè, è chiaramente un problema, cioè, chi vede pene e chi vede vagine e ogni cosa. No. Descrivevo delle... come che le chiama qua? Ne? Mi sono già dimenticato, però. Questi orribili mostri che abbiamo visto qui. L'infarto! Mi hai lisciato però, Ciccio. Certo. È colpa di Blacchetto, posso dire. Ma come si è alzato questo? Si è alzato 3 metri avanti rispetto a dove stava. Vabbè, in linea d'aria sono 10 metri, eh. La distanza da qui a lì. Evitiamo le mandrie di mani. Fatti via un colpo, fatto via. Qua c'è la mano nella strada che evideremo. Dove sta la cessa? Dove sta? E ora sta lontano, fanno quell'incantesimo e... eccolo. E poi si teletrasportano sulla tua posizione. Ce n'è un'altra? Ce n'è un'altra. Merda, ok, a sto posto è un problema. Coglioni però. Questo ma vabbè. Ho capito, anche basta. Per fortuna. Ma ancora, ma quanti cacchio siete? Per fortuna non. Stavo a dire, non... spesso e volentieri non ti prendo. Vabbè, non usciamo vivi da sta cosa. Altre due almeno. Vabbè, se vengo tutte quante qua una alla volta, la risolviamo così. No, che palle con quell'altro che mi attacca di nuovo. Ancora due? Ma finiscono mai? Qua non mi pigliano, eh. Madonna santa, oh. E invece. Ok, non la mia parte preferita questa. Ok, quindi non è quella che ti spara che si teletrasporta. Quella che ti spara... rimane lì a sparare. Io pensavo che facessero così e quindi un po' alla volta finivano, invece no.
Dobbiamo levarci dalle scatole queste. Ho capito dove stanno, però. Ecco, è tutto sghembo, non mi pigli mai, figlio mio. Però si fanno gli attacchi a pallonetto. Eccolo. Abbiamo finito? No. Ok, io però non volevo andare qua, volevo andare all'altra parte. Prima di inoltrarci in fondo, c'era quella... Però quella rientranza. È qua, no? Sì. Guarda che carine sugli alberi qua, sulle dita. Che adorabili. Il fatto che non muoiono con un incantesimo, che rimangono con un pixel di salute, è irritante oltre ogni misura. Devo caricare al massimo. Bravo. Ovviamente. Vabbè, finché fanno le magie sceme. Ancora. Vabbè, senti. Vuoi fare della lotta? Ti devi fare più vicino perché c'è l'amica tua sopra lì. Ok. Vabbè, la facciamo con delle armi? Sono debolissimi, però quando stanno vicino, lì c'era un altro raggomitolato. Non scappare di là. Quanti se ne sono scetati? Nemmeno uno. Proprio mi scordo di avercela la stabilità. Ho finiti? No che non so finire. Ma non fate quella roba brutta viola, vero? Vieni. Abbiamo rischiato il risucchio, però non è... Non... E l'altro non l'ho colpito, ma com'è possibile? Era letteralmente lì.
Devo mettere pure l'altra magia che abbiamo preso mo. Quella gravitazionale, mannaggia. Mi serve una grazia. Ho visto che è uscito Angerfoot, potrei prenderlo cambiando un attimo discorso. Mi va una roba dopo Mulet Mad Jack, mi serve un'altra roba un po' così. Neanche un oggetto, una roba che spiega che sono sti cosi. Un drop di lore, qualcosa, niente. Cioè stanno qua tutti contenti a fare i cazzi loro e io non ci faccio niente. Non ne ricavo nulla, nemmeno di informazione. Niente. Il più grande mistero di sto gioco. Sti cosi. Ok, ma fondamentalmente non serve a niente venire manco qua. Un po' deludente però. Almeno una grotta, una cosa, me l'aspettavo. Cerca su e poi cerca buco. Prova ovest e poi entra. Vedi che c'è la caverna. Quindi qua dentro? Cerca ovest. Questo è est però. Ma sono persa la caverna. Che posso dirci, eh? Temo che non ce ne saranno purtroppo. C'è una caverna qua? Era tutto uno scherzone? No, dai, hanno troppi messaggi per fare gli scherzoni. Per non esserci davvero una caverna. Quindi sopra qua intende? Cerca su, poi cerca buco. Potrebbero essere tutte delle trollate, eh. Non sarebbero le prime, nemmeno saranno le ultime, però. È apparentemente sospetto sta cosa, che qui non ci sia niente, dai. In più c'è questa nebbiolina camuffatrice. Molto sospetta altrettanto. Però intanto... Non aiuta molto sta torcia, anzi, peggiora la situazione. Buonasera, Q. Ma forse qui sopra? E come ci arrivo qui sopra? Mi ci devo buttare da sopra però.
Potrebbe. Beh, non c'è tutto sto giallo in tutte le aree, no? Abbiamo aree molto blu, aree molto rosse, aree molto verdi. Grazie. Allora, vediamo. Vediamo se ho capito. Grazie. L'ho capito, cerca caverna, ma dove? Ah, ma qua non ci siamo stati però. In questo posto preciso. Poi dove siamo venuti? Ma no, siamo venuti prima, poi sono ritornati in vita questi. Ci deve stare una roba intermedia da qualche parte. Che noi vedevamo, però è troppo in alto, mi sa, se mi butto di qua. Ok, no. Ok, eccola. Come cazzo ci arrivo però? Scusate. Non deve essere così, ci deve essere un ingresso da qualche parte. Buonasera, Ronin. Ok, non ci si può scendere così, ci deve essere un altro modo. Dove le hai messe ste rune, mo' gioco? Però almeno abbiamo visto dove è la caverna, eh. No, le rune non possono stare dentro la caverna, le rune devono stare per forza all'incirca nel punto in cui caschi. Vero? Poi capirai, ho smesso di fregarmene, onestamente. Ok, ma come? Salve. Come? Non c'è un modo per scendere, eh? È finito? È troppo alta in alcun modo per arrivarci. Non ci deve stare in ingresso da sto lato? Questo non mi è chiaro. Cerca buco e poi giù, gentilissimo. Non mi pare ci siano passaggi intermedi, no? Ma abbastanza eloquente.
Ok, questo è un mistero però. Quindi. Niente neve, meno male. Nemmeno niente paludi particolarmente ributtanti, eh. Non so se devo cercare un altro ingresso da qualche parte che non sto trovando. Quindi quella è tipo l'uscita. Oh, non lo so. Circa caverna, guarda, probabilmente utilissimo mi sei stato. No, non capisco dove devo andare a cercare. C'è una grotta da queste parti. E qua arrivano sti cosi, mo. Arriva sta rottura di coglioni qua adesso. Oh signore, che strazio sta cosa! Siamo già venuti qua, non ci fa niente. È talmente alto lì che non credo manco possa servire il coso del gatto lì. Non ci fossero i nemici, guarda. E non c'è verso di andare di qua. Ma perché mettere un messaggio cerca caverna, però, scusa. Non ci posso arrivare da qua. Per rompere le palle, è probabile.
pure una palla al cazzo arrivare là sotto ogni volta, eh. Se pigli la strada larga c'è i tuoi tizi che ti cecchinano da 20 km. Poi pare abbastanza palese che non ci arrivi da sotto nemmeno. Quindi boh. Non ne ho idea. Ci sono manco più messaggi, sono spariti. Ecco, avrei fatto a meno di sta nebbia, ecco. Di sta nebbia avrei fatto facilmente a me. Ah, eccoli qua. Cerca caverna, sono tutti bravi a dire cerca. Non qui. Cerca su e poi cerca buco. Prova ovest e poi cerca caverna. Sì, ci deve stare un ingresso da qualche parte qua, che esce da qui. Probabilmente non è dove stavo guardando io. Potrebbe essere da sto lato qua in realtà, eh. Non necessariamente sopra. Il problema è che se io vado ad ovest qua, mo va, finisco in bocca a quelli che mi bombardano da lontano. Siamo arrivati al centro qua intanto. C'è un'altra campana, non c'è niente di particolarmente strano. Ok, non mi sembrate gente cecchinante.
Non ha alcuna utilità fatto ammazzare sti cosi, tanto non ci stanno oggetti. E niente, se vogliamo scoprire dove è quella grotta dobbiamo ammazzarli tutti. Tutti sti cosi, tutte le mani, perché ci serve movimento libero. A sto punto sono a Magamban. Dov'è? Cosa mai potrà andare storto suonando sta campana? Ok. E quello che aumenta i punti di magia, diciamo. Ok, ma dobbiamo cercare sta cazzo di grotta, se no non ce andiamo, eh. Lo sapete come funziona. Liberarci più che altro di questi, di quelli che ti cecchinano, sono questi, credo, no? Questo l'avrei mancato se non si fosse affacciato lui. Ovviamente ce n'era un altro. Venga a pigliare casa, eh. Basta che non mi ammazzi. Va bene tutto. Non finiti? Tu ci tieni a morire, ho capito. A me basta che siano finiti. Quello lì è molto quello lì isolato lì è molto sospetto. Troppo lontano? Troppo lontano. Fatto che si è resistito a un'intera magia. Ok. Forse sono finiti. Perché qua già ci bombardavano in 40 l'altra volta. Ok. È che c'è un ingresso da questo lato. Di sto muro che non abbiamo visto. A morire per piacere? No. Allora.
Cerca buco. Con dito, tra l'altro, quindi dito ma buco anche stavolta. Le tradizioni vengono rispettate anche qua. Un classico insormontabile dito ma buco. Lo battiamo al settaccio avanti e indietro questo posto, eh. Finché non capisco dove mi devo infilare per entrare là dentro. Qua fatto ci siamo passati 2 minuti fa, credo. Vero? Sì. E quindi possiamo tenere un po' più alta la mira. Quindi si sta chiedendo che sto cercando di fare, che è arrivato qualcuno dopo. C'è una caverna sulla parete di questo modo, dove stiamo adesso, che è irraggiungibile dall'alto perché ti schianti. E quindi probabilmente quella è un'uscita, dobbiamo trovare l'ingresso anche altra parte. Per meglio cercare conviene togliersi dalle scatole tutti i nemici. L'ho visto che c'è un'altra mano lì, ma forse non ci dobbiamo tornare più. Qua sotto, dove c'è. Dove vedete quel simbolino lì? Qui a un certo punto, mezza altezza, noi quasi in fondo in realtà c'è una caverna. Una caverna da cui secondo me si esce. Perché da lì ti puoi buttare giù senza morire. Bisogna capire da dove si entra, fondamentalmente. Fianco della montagna qua l'abbiamo guardato. Qua ricordo di essere salito io praticamente poco fa, quindi. Stiamo salendo un sacco però rispetto a dove stava.
Non so in chat quanti ci abbiate giocato, ma l'avete trovato a sto posto perché sta cominciando a finire gli spazi, non capito. Vada sicuro. Nelle sue 15 ore. E dove stavo un secondo fa, eh? C'è una grotta, Elm. C'è palesemente una grotta sul fianco della montagna. L'abbiamo vista precipitando verso la morte. Ma lì non ci arrivi. Lì, da lì esci, secondo me. Ci deve stare un ingresso a qualche altra parte. I messaggi per terra, fra l'altro, sembrano confermare una cosa del genere. Ma ancora più sopra, possibile? Da lì arrivo in Puglia. Vabbè, la Puglia non ho niente contro la Puglia. Buonasera, Chica. Ci sono stato diverse volte, ho degli amici in Puglia, ci andrei volentieri. Risaliamo all'inizio? Addirittura? Due infarti. Ma oh, deve essere forse una caverna, no? Per essere una caverna deve stare in faccia a un muro. Siamo tutti d'accordo? Può essere anche un buco nel terreno, sì, però molto meno frequente. Qua c'è la mandria di mani. Pure è finita la montagna, però. Ok, pessima idea, però. Facciamo finta di niente. Ma qua ci siamo stati prima, siamo allo stesso posto, è la terza volta che salto su sto coso, ok. Vabbè, come non detto. Qui tu non l'hai trovata, Elma, st'ingresso a sta caverna. Era la mia unica speranza, dai. La mia unica speranza, eh. Qua torniamo al cratere, no? Più o meno. Sotto al cratere, magari qua? Sotto al cratere? C'è una caverna? Non è un piano ammezzato strano, no? Ci siamo stati là, eh. Anche meno però qua. Ci siamo stati? Dov'è questo pezzo qua?
Devo pensare di sì, perché ci sono girato un'ora lì sotto. Niente grotte. E qua dietro l'unico che ci ha giocato è Elma, poi c'è Pata, ma Pata non credo che si sia messo a setacciare muro muro alla ricerca di una grotta. Black Cat non so se qua c'è arrivato e ha trovato sto posto. E qua siamo tornati al cazzo di cratere della belva di prima. Quello è il posto che vedevo da sopra, più no, è quello il posto che vedevo da sopra. Che è questa zona qua, immagino. È finita mappa però. Letteralmente, tra l'altro. È un po' finita la mappa. Del DLC. Non può mica essere così lontano, dai, guarda dove cacchio siamo finiti. Può essere, cioè, geograficamente è possibile, però di design mi pare meno, già meno probabile. Però, ora se ci penso bene, abbiamo un problema enorme, ragazzi. Io sono a livello 17 con le benedizioni, me ne mancano 3. Vuol dire che mi sono perso 9 frammenti di albero d'ombra in tutto il gioco. Minimo 9, se non aumenta a 4 lì. Non credo di trovarne 9 nell'ultimo pezzo di mappa che sarà la torre dei rovi, questa zona qua. Quindi è un problema grosso col boss finale. Dove cacchio me ne sono persi così tanti? Cioè, eppure mi pare di aver esplorato come un maniaco assatanato. Eppure niente. Ne ho mancati 3. Speravo di trovarne qualcuno qua nell'intera mappa. Qua non ci sta niente, possibile? Ora dobbiamo tornare da lui a dirgli, Ciccio, ho suonato un'altra campana a vedere che ci dice, eh. Spero non si sia rotta completamente la quest. Ma che avevamo scoperto il segreto in anticipo. Boh, non posso lasciarmela sta cosa così. Ovviamente l'unica volta che cerco una cosa non l'ha trovata nessuno. Grazie.
Non capisco se c'è una roba sollevata. Sì, è questa sempre. Tanto per cambiare. Quindi era questo che vedevamo da sopra. Ok. Mi sono tolto sto dubbio a me. Non ho manco trovato un bastone, fra l'altro. Ammesso che non sia pure quello nell'ultima area di gioco. Quindi che cazzo mi sono perso? Dove mi sono perso tutta sta roba? Com'è possibile che mi sia persa tutta sta roba? E sta venendo da casa. Sempre gli stessi messaggi, so. Cerca buco e poi giù. Grazie. Quando provo a uscire e rientrare, cambiano. Ne carica altri, se facciamo così. Sono pareti sempre gli stessi. Sì. Mi sta indicando di qua, mi ci devo credere? Vediamo. Oh, dicono tutti di qua, ma possibile che non l'ho vista? Fidiamoci dei nostri colleghi. Per una volta. E sono venuto qua io però. Più avanti caverna, porca miseria, ma dove? Buonasera, Concino. Sta sta caverna, oh. Sono cieco io o non capisco? Dal manicomio. Cioè, dove cacchio sta? Ci sono due messaggi che indicano in questa direzione. Dai, non può essere un caso. Che posso fare? L'altro dice più avanti caverna qua, non qua, questo non era questo. C'era uno che diceva più avanti caverna.
Ho quasi creduto, eh. Ci avevo quasi creduto. Che fosse un buco, tipo. È abbastanza allucinante, oh. Ci se passiamo tanti te, ma aspetta. Mammo riammazzato. C'è chiaramente un boss o qualcosa qua. Viva caverna. È giusto per marcare la gioia di. Manona. Vabbè, non fa troppo. No, fa danni, dico, ma non ha troppa salute, sono morto. Mi sono incartato con i. E non sono morto. Però mi devi far giocare, figlio mio. Au, e quanta salute ti manca ancora? Cazzo di nemico fastidioso. Divertentissimo. Momento divertentissimo. Ce n'è di larva di. Ah, larva diti si chiamano sti cosi? E avrei guardato qualche mappa online. Ma se guardi le mappe online, cioè chi tuffa fa? Cioè che. Tanto vale non trovarla, cioè non l'hai trovata poi, capito? Dal mio punto di vista. Cioè non è che l'ho fatto perché devo trovare sta cosa. Mi sono fatto aiutare dai giocatori, già è più di quanto faccio di solito. Qui torniamo, poi c'è un piano mezzato ancora. Però questo è quello che avevo visto cadendo. Quindi non ne valeva la pena manco comunque, cioè, tutto sommato. E niente ragazzi cari, io sono molto triste perché.
avanzano tre livelli di benedizione, non so dove andarli a prendere. E il boss finale sarà un problema. Già più del solito, probabilmente. Sì, abbastanza una sola, però la soddisfazione era trovarla. Ora, il problema è che io adesso sto stronzo non so se mi farà andare più sotto. My fine gift to you. May you join the glimmering stars above. Ho le casse accese, grazie, che se ne accorge almeno qualcuno ogni tanto. Dopo 2 ore però è un po' vi odio, eh. Mappa delle rovine 3. Ma come 3? Ed è quella sotto la cattedrale qua. Ma come faccio ad arrivarci adesso che lui si è messo di nuovo sullo scranno qui? Seconderia nuova crea un microcosmo che emette una singola ondata e svanisce in un'esplosione. Cioè un microcosmo. Ok, fugace. Gli ultimi gli sconfitti sono inclini a venerare gli inutili simulacri, meritando per questo un minimo di empatia. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother. A true mother who will not give birth to further malady. Ma tu ti devi togliere da sto cacchio, io devo scendere là sotto. Se mi dà la mappa vuol dire che ci posso arrivare, no? Devo aspettare qualcosa che lui. Questa se n'è andata, non sta ancora qua. I told you once, I've no interest, I must count Emir did seem Oh, scusa. very pleased. Perhaps an exception is in order. Emir is a shining star in our eyes, the only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose, our service to Count Emir. Now. Sì, con te mi ti levate i coglioni però, perché se mi brucio sta cosa perché ho avuto lo scopo di non suonare la campana l'altra volta quando, me la quando potevo farlo, per non rompere la quest, ma così facendo me la sono rotta, rosico un sacco, proprio un sacco. Zitti che se n'è andato. Zitti tutti che se n'è andato. Il pulsantino fa altro in piena vista. Mo ci sarà anche lui qua sotto, immagino, visto che non ci sono mai venuto qua fino in fondo. Lo troveremo dopo. Ah, no, ci sono venuti in realtà, solo che non ho suonato la campana. Lo troveremo sopra dopo aver suonato l'ultima campana.
Quando c'è una statua di Marika qua, non è un buon segno. Che cacchio di posto è? E quelle sono dita però. Oh signore, posso andarmene? Posso spendere ste rune e tornarci un'altra volta? Non credo proprio, che ho paura di non poter. Ho paura di non poterci tornare. Vabbè, sti cazzi delle rune. Quindi questa è la madre delle dita? Metir. Quanti ne fai? Troppe. Non benissimo. Vorrei cambiare magie, però posso tornare sopra a sto punto. Sì, dai. Non è che torna ciccio se salgo col teletrasporto. Lo faccio a perdere per sicurezza. Ma no, dai. Ok. Mo torna adesso che ci rialziamo. Abbiamo un sacco di magie nuove che non abbiamo ancora provato. Laddove un sacco e due magie nuove. Però. Raga, nebbiolina con la mamma delle cose potrebbe funzionare. La nebbiolina. Ma posso evocare gli scheletri di Tibia, davvero? Lo posso fare? Facciamo. Non so manco come funziona. Non sono ceneri, è proprio una magia. Va. E ci siamo tolti il problema delle rune, vedi come si fa? C'è sempre un modo per togliersi il problema delle rune. Mi ricordavo che ci fosse un gradino prima, è quello che mi ha un attimo mandato al manicomio. Cioè c'è il gradino, ma ti sto sbagliando pure a premere i tasti.
Che fa di preciso? Ah, questa è mancata pure, guarda. È troppo male però, figlia mia, eh. Vedete, troppo male. Madonna santa, è insopportabile come danni. È insopportabile come danni. È peggio di Mesmer. Quel nemico delle domotiche credo sia il nemico che si ricordano tutti. Luigi, quello con la palla di metallo sul collo al posto della testa, dici? Perché quello è uno dei nemici più inquietanti e emblematici. Non so, scorda nessuno. E via mezza salute. Così. La cosa che fa, sta carica che fa, è peggio delle mani quelle grosse, cioè è impossibile da evitare. No, i danni sono ridicoli, poveri ridicoli. Al punto in cui siamo sono ancora più ridicoli, cioè... Però ribadiamo, mi mancano ancora tre benedizioni, non capisco dove andare a prescare, quindi boh. Ora non so se l'ultimo pezzo di gioco sarà un dungeon, e quindi c'è un po' di roba da cercare, ma tre frammenti in un solo dungeon? Almeno tre sui nove che ci mancano, dove cazzo stanno? Vi giuro, raga, io ho fatto tutta la mappa, ho fatto tutti i boss. Non ho la minima idea di dove si possano riciclare altri nove frammenti. Quindi o stanno tutti alla fine, mi pare strano. Madonna, un po' meno però. Non conviene stargli di lato mai, guarda. Starle, ovviamente, perché sei madre. Non avrebbe senso, però vuol dire che io mi sono perso un sacco di roba da qualche parte, non capisco come. Dopo 70 ore di gioco, cioè. Uomo, buonasera.
È quello che mi fa strano. Quanto subisci questa roba quando riuscirò mai a fartela, vero? Attacco letale. Ma pure. No! Madonna, il bordo della mappa mi stava fottendo. Ah, fate due. Lo faccio pure io. Perché il mio fa meno male? Ah, questa è nuova. Ma che cazzo? Troppa roba, figlia mia. Nemmeno uno ne ho trovato. Uno ci sta sicuro, mi ha detto bomba di bastone. Non ho trovato nemmeno uno. Cioè, non l'ho trovato. Non capisco com'è possibile che mi sia perso tutta sta roba. È quello che non capisco proprio. Che... pensavo di arrivare, che ne so, con 18, 19 almeno. Ma 17 al punto in cui stiamo? A meno che, ribadisco, a meno che io sto dando per scontato che qua fosse semplicemente un... l'area finale, diciamo, col boss. Magari è pure un dungeon, non lo so. Se è pure un dungeon, probabilmente si potrà... durerà un po' di più. Però trovo tre pezzi di roba tutti là dentro, almeno tre. Può essere pure, eh. In fondo abbiamo trovato le rovine dell'albero dove ce n'erano 5-6 buttati a terra lì. Però mi pare improbabile. Sobote è divertente come combattere contro le mani giganti, cioè pochissimo. Quasi zero. Sta roba non ha già capito se gli ha fatto qualche danno oppure no. Becca da sto microcosmo. E ovviamente devi fare sta cosa adesso per interrompermi. Microcosmo bocciato, direi. Dammi un secondo, madonna, sono tutti proprio... tutti aggressivi, oh. Ce ne fosse una che si piglia una pausa ogni tanto.
È un po' strano, insomma. Come design, come tutto. Troppo lontano, troppo lontano. L'attacco io non lo capirò mai, non capisco se si può evitare letteralmente. Non dico nemmeno come, non capisco se si può evitare. Ovviamente ne faremo quando prima ne hai fatti due. Mi sembra giusto. Non c'è proprio modo, cioè ne è ravvicinato, è un dramma proprio. So troppi danni, veramente troppi danni. Ah, fatica però, eh. Devo provare, dopo proviamo, non trovo di palle che se voglio cambiare magia ogni volta torna l'ancop, fa la giosta, scendi il giscane una volta, voglio provare la cometa di Eirico, farmi due risate, singhiozzo, no, ti prego, non è il momento. Anto, non devi rotolare così presto. Non è difficile, capito? Ne vale la pena. Passa da farne uno a farne tre, a farne due, non si capisce mai quando finisce. Sti attacchi qua, eh. Niente, io devo ammettere la sconfitta, comunque. Non ho finito di non aver fatto un boss con queste armi. Ma la quantità di danno che fanno è veramente ridicola rispetto agli altri. Aspetta, l'unica altra arma che c'avevo da prima. Non ho usato niente di nuovo io del DLC. 80 ore, 80 robe aggiunte, ma niente che ne abbia usata io. Gentilissima. Ovviamente due adesso, per qualche motivo. Oddio, non ne fa nemmeno troppi di più questa, eh. Se devo essere onesto. Pure questo è ritardatissimo. No, levati da là. Ma finito?
I cagacazzi devo tenere forza tre coglioni, devo tenere. Sì, eh. Certo. Un attacco normalissimo da evitare questo. Guarda, no, sono morto. No. Niente, non si riesce più a curarsi. Niente. Sto sempre lì a sgarrare che ha sbagliato la pozione. Muoio sempre per sta cazzata. Oh. Ho bevuto la blu invece che la rossa e da quel momento in poi non sono riuscito più a fare niente. Ma quella roba che spara i laser giganteschi dall'alto lì, come si suppone che uno la eviti? Scusate. Infatti non credo che il conte Emir piglierà bene sta cosa. Ora che ci penso. Prospettiva mi fotte sempre. Mi manda al manicomio che non si capisce il numero di attacchi che fa. La stessa tipo di combo. A volte ne fa un numero, a volte ne fa un altro. Quindi devi stare lì a aspettare finché non sei sicuro e perdi il momento. Qua ti prendi danni? Ovviamente no.
Come si evita sta roba? Ma che cazzo di attacco è? Devo correre intorno per, seguendo il verso di rotazione dei laser lì. Cacchio ne so. C'è pure un tempo di lancio di un secondo. Non fai neanche in tempo a accorgerti che la sta per fa. Porca miseria, che fatica, oh. Vabbè. Pure questa non... Non hai chiamato i globi? No, ho sbagliato io qua. Dai, fai l'attacco bullshit, dai, sto aspettando. No. Boh, non ci arrivo. Non ci arrivo, cioè mi sembra letteralmente impossibile da evitare. Ti odio, fammi curare, cazzo. No, ovviamente no. Ovviamente no. Che boss del cazzo però. Buonasera Bomba, io ho un problema, io sto a livello 17 e ho finito la mappa, quindi c'è qualcosa che non mi torna. Tranne l'ultimo pezzo, ovviamente, l'ultimissimo proprio. E non ho ancora trovato il fantomatico bastone per Mikey nuovo che dicevi esserci, quindi o è nell'ultimo pezzo di mappa o non ho più pallida idea di dove me ne sono perso in giro. Ma 19 è una cosa, 17 è un'altra, però. Io non voglio credere che ce ne saranno altri 6. Tutti qua. Tutti in da stupiezze qua. Non mi pare improbabile. Rischio. No, a destra. Se no fa la mossa che cammino passettino e mi fa malissimo.
Ma già. Molu. Due? Se ne pigli due? Se io sto attacco non capisco se puoi evitare. Cioè, mi pare apparentemente impossibile. Ti devo andare sotto? Ma fa danno stesso pure sotto. Ma vi devo tenere tra i coglioni quest'altra che mi cammina tra le scatole. Fai il trottolino che è meglio, va. È morta la mano, ovviamente no. Che stai facendo, mo? Ho sbagliato taga! Quanto odio quando sbaglio oggetto da usare, oh! Ogni cazzo io sono morto 10 volte per sta cazzata. Mi conviene usarlo prima, tra l'altro, quello. Però li ho pure finiti. Non sto riuscendo neanche ad aiutare Geno. Ogni volta che mi evocano per qualche boss muoio come uno stronzo, muore l'ospite. Non ho fatto niente. Ho fatto 5-6 tentativi oggi e tutti fallimentati. È roba che mi serve quella, non è che sta lì per... è roba che uso, E in realtà sono quattro cose, due pozioni, l'elisir e la setta runica. Non è che chissà quanta roba mi sono portato via. Beh. Non benissimo. Ma quanti danni fai, figlio mio? Quanti danni fa? Tempismo sto stronzo a fa sta cosa. Ancora vivi sono questi. L'attacco è una cagata, lo posso dire o no? Ci rinuncio. C'è un bordo intermedio. C'è un bordo intermedio, ok. Perché non si è preso danni lì? Ok. Alla. Non è che ho troppa roba, è che mi dimentico di cambiare, capito? E quello è il problema. Quindi pure adesso, stessa cosa. Sempre quello è il punto.
La rottura di palle, che adesso vorrei andarmi a togliere una fialetta e cambiare un paio di robe, ma ogni volta devo tornare sopra, poi fatta scala per, cammina fino a qua. Che due coglioni. Mettici una grazia qua, non ci mette la statua di Marica. Non cambia niente. Non fai solo perdere niente. Almeno abbiamo capito più o meno come si evita quella roba lì. Va bene. Vale la pena, vale la pena. Bene. Questo è il culo. Questo è culo. Questa mi piglia in faccia. No. C'è. Ma che cazzo di danno è? Vabbò. C'è. Non c'è il varco all'inizio, come funziona? Ma piglia danni qua, è questo voglio capire. No. È tipo invulnerabile, perfetto. Scendi per piacere. Vale la pena questo? No. Mancato. Questo ciao, non potevo evitare. Pito le cure? Bene. Ora sono fottuto. Ok, ok, ok. Ma ha cambiato. Non ha fatto la fatta diversa. Siamo morti. Che boss brutto però, dai. Fa solo sti attacchi ad aria incomprensibili. C'ha solo attacchi fastidio, fondamentalmente, che non sono divertenti da evitare. Vabbè, mi sono rotto i coglioni. Ah. Inutile, 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 inutile. Inutilissimo. Ho
non funzionerà mai, quindi per il meme. Cosa? È l'unica magia nuova che ho trovato che è vagamente utilizzabile, l'unica. Il resto è veramente fuffa a pedale, ma in realtà te l'ho detto, cioè, ho avuto sfiga io, ma sto DLC per gli stregoni è praticamente inutile. Come roba nuova. Stregoni puri, che non ci abbiano 25 minimo di fede. C'è della roba nuova a me. Da questo punto di vista io ho usato pochissima roba che non avessi usato già nel gioco base, sta roba è stata veramente deludente. Hanno calcolato questo. Questo già di meno, ma non fa niente. Ma in fase 2 è un po' diverso. Ma non fa sempre la stessa cosa quell'attacco lì. Vabbè, è andata iniziata bene questa. Quell'esplosione si può evitare. Se mi conviene tutta sta fatica, ci devo provare. No, andava provato. Poteva andare peggio. Non l'ho capito io sto coso, non l'ho capito. Troppe cure buttate, troppo. Grazie. C'ha tutto sto boy, manca solo che si cura. C'ha tutto sto boss, ma ti manca solo che si cura. Chiama altri nemici, rompicoglioni. Cioè, attacchi ad aria quasi impossibile da evitare. Fa muino ovunque e non ti impedisce di muoverti, come vorresti. Gli manca solo la cura. E poi c'ha tutte le gobbe più irritanti che possa mai avere un boss in generale.
Gentilissimo. Gentilissima, anzi. La smetti! Ma mi può levare il 90% della vita quell'attacco? Tanto con lo scudo che vedevo di la beviamo questa, che dici? Grazie. Che palle questi tre coglioni, mi lo tenè. Sì, la cometa è meglio, ma quella è ad aria, quella roba lì, quando arrivano le mani è... l'idea è cercare di colpirle con quella, il problema è che funziona malissimo. La cometa, io ho finito tutto il gioco con la cometa, io Mesmer l'ho ammazzata a cometa nei denti. Ma posso fare tutto il gioco con la magia che c'ho da 70 ore, però che palle. Questo ovviamente non c'ha un solo tick di danno, ma ce ne deve avere due. Molto bene. Ma che cazzo sto facendo? Ma perché? Perché dovevi chiamare proprio sti nemici che sono fatti i più fastidiosi del gioco, se no, quando ce n'è più di uno? A sto punto mettevi Revenant. Fagli chiamare 3 Revenant e ci divertiva ancora di più. Ci divertiva.
Non ci arrivo, signora mia. Comunque boss abbastanza di merda. Rimembranza della madre di Edith. Chiaramente sta gente, qua la gente impazzisce con la lore perché è la madre delle due dita queste. Era invece una magnifica figlia della volontà superiore, la prima stella cadente a piovere sull'interregno. Ok, quindi c'è una gerarchia, viene prima questa e poi vengono le due dita. O perlomeno le due dita nascono da lei. Lei non sembra fregarsene granché però delle cose umane, così ad occhio. Se non a generare dita. Ok. Ormai. Ok, ora sono sicuro che Ymir la prenderà benissimo sta cosa. Se me mi attacca tizio adesso. Come quando ammazzi Gwendolyn in Dark Souls. Non c'è infatti. Non c'è manco però il trono. Lo possiamo ripigiare. Eccolo. Wounded Count Ymir most irreparably, such that he wishes for your death, and I must attend to the count's concerns. Va bene. Due mani, no? Due mani non mi piace. Lo sapevo che le scansava tutte. No! Che cacchio! Defraudato. Attacchi in meno, non lo possiamo fare pure due, eh. Affanculo però questi che non si fanno via alle spalle quando fanno le robe fighe. Pure. Ma pure i contrattacchi fa. No, se moriva così era troppo figo però. Vaffanculo. Vabbè, certo. E certo! E vaffanculo però! Ma perché devi saltare sette volte? Perché? Perché devi saltare sette volte? E uno è babbo. E due sia. La terza non salti di nuovo, no? La terza salta di nuovo. Sta grandissima. Aspetta, Guarda quanto c'ho voglia di rifarmela, guarda. Guarda, va. Faccio vedere io quanta voglia c'ho di rifarmi.
Devo fare esami, no? What have you done? You've wounded Count Emir most irreparably, such that he wishes for your death. Oh, brava, ok, è un'avversaria degna. Non cade necessariamente vittima del pungolo. Carica la tua, il tuo attacco strano. Non necessariamente. Poi se posa lo scudo si attacca al cazzo. Imbattibile. Ma sei pazzo? Ma davvero? Ma che palle? Oh, e basta però! Che due coglioni! Ah, sta, Ymir. Ovviamente fa ma... Non vedo un cazzo! Basta però, eh! Basta però. Boh, non devo rinfarmi pure lei. No, è morta lei. C'è solo Ymir qua. No, che palle. Conta con un solo boss. Madonna. Che palle sta cosa. Ora che hai posato lo scudo, io non c'ho più stamina. Non so perché hai esitato, ma ti ringrazio. Ora via sei. Mo salto io però. Parla di meno e piglia di due danni. Ti riusciamo a mettere. Un altro deve arrivare. Pare di no. Il lobo cinereo di Ymir. Ah, bastone, ma sarà questo il bastone? Cappello del prelato. Madonna, quanto è brutto. Veste del prelato, guanti del prelato e calzoni del prelato e mutande del prelato. Allora, vabbè, qua non dice niente. Però è considerato madre di dita, complimenti. Che rivestito di madre di dita, lo bandio per superare la mancanza di dita caudali. Potenzia le stregonerie delle dita. La sfera di cristallo, sebbene simbolo di un microcosmo, non ricevette al consegno. Vabbè, lo useremo per usarlo, per avere una roba nuova.
La sommità supercircolare rappresenta la volontà superiore, nonché l'abisso di tenebre. Sebbene abbia insegnato la segreteria Relana, ah sì? Il conte Ymir ha successivamente ripudiato la sua fedeltà alla luna. Era soltanto il corpo celeste più vicino, nulla di più. Questo coso che mi copre il collo sembra una tunica generica senza proprio né arte né parte. Peccato. Vabbè, io direi che è il caso di andare alla rocca a sto punto. Vediamo prima le rimembranze assortite che ci danno. Abbiamo due dita, no? No, soltanto questa qua abbiamo di nuovo. Ah, un altro bastone del gran. Vabbè, io me ne vaffanculo, però. Ma non poteva essere 20, che ce li ho messi io dei punti, eh. Io sono partito con 9 di fede, voglio far presente, se non ricordo male. O 7 addirittura, eh. Lo sforzo l'ho fatto, cazzo. E quest'altro cos'è? Dito scrutatore, un'arma colossale. Ah, è la testa di Mimetir. Bella, dal cinto dell'impronta che increspa la protrusione anteriore della creatura, un piccolo occhio verrucoso osserva vitrio l'infinito. Non so chi sia stato dei colleghi, ma bravo. O brava, non so. Bastone ricavato dalla dita di Metir, madre di Dito, e dal microcosmo tenuto sospeso dalla croce che formano, catalizza e lancia estioneria incantesime. Ah, perché vale per entrambi. Ci hanno messo la spiegazione di Lora. Devono sempre andare a morire male. Però ci hanno messo la spiegazione di loro. I segni della volontà superiore si palesarono dal microcosmo alla madre. Anche quando rimase sola e derelitta, ella continuò ad attendere, convinta che un altro messaggio sarebbe giù. Pigliamo il bastone a prescindere. Della mazza colossale. Novità di armature qua. Non credo. Fanculo, vai. Ho sempre quelle, so. Ah, ma questo richiede 21 di arcano pure! Ma va andato a morire ammazzati, però dai, due bastoni in tutto il gioco e non ne posso usare nemmeno uno. Ma vaffanculo, vai. Inventati uno che ne so, intelligenza e forza, intelligenza e mente. Che cazzo? Tutte le robe che. Con la gente la usi, Antò. Quale magia questa? L'ho provata, l'ho presa, l'ho usato una volta contro il boss e non serviva letteralmente a niente. Questo è quello che attira, è buono contro i nemici, credo. Perché attira i nemici e poi scoppia. Ma contro il boss mi pare che gli facesse veramente il solletico. Però l'ho presa da poco, cioè. Ma lo che giramento di coglioni! Potrei aumentare la fede così, però. Giusto per usarlo, un bastone nuovo, capito? Però. Per lo sfizio d'avere una cosa nuova, il giocattolo nuovo, capito?
come oggetti aumentavano la fede, qua c'erano solo quegli orribili cappelli tipo questo. No, qual era? Che alzava la fede. Ce n'era uno. Ma non a 25, credo, tra l'altro. 22, dai, il cappellone. 21, vabbè, insomma. 25 ci arriviamo solo con la, con l'amuleto. Incredibile come l'entità abbia letteralmente sbattuto le palle di tutto, ma la madre delle dita in punto di morte vengono risucchiate dall'entità. Ma mica è detto, può essere pure che è risucchiato da, che ne so, da un buco nero del cosmo. Magari non è morto, è semplicemente, come dire, sparito, tornato al suo universo originario, chissà. Tu invece ipotizzi che la volontà della superiore per qualche motivo in quel momento lì abbia deciso di richiamarla a sé? Non lo so, può essere. Giusto per sfizio. Ora, una cosa che di sto gioco non ho mai amato è che io adesso non ho modo di capire se sto bastone, portandolo al più 10, è meglio di quello che fa adesso io. Perché il mio è potenziato al massimo. Dove cacchio sta? È potenziato al massimo. Perché meglio a prescindere, scusami. Da cosa lo deduci? Perché non ci sta? Perché non l'ho messo. Che ho fatto, scusate? Ho cliccato 50 volte. Ah, lo sto mettendo qua. Ma lo voglio mettere qua, lo voglio mettere qua. Non si può? Non ho capito. Deve stare nella mano smersa per forza? No, ok. Ma che carino. Ah beh sì, ma chi se ne frega, io non parlo. Dici che alla fine scala comunque, tanto abbiamo le rune. Tanto userà quelle funere, immagino. Ok. Per cambiare, me ne frega niente che è peggio a sto punto, voglio usare una cosa nuova. Tanto di questo ce ne abbiamo una quantità improponibile. Ma sì. Ora possiamo fare un confronto diretto. Madonna, è infinitamente peggio. Quindi non c'è un bastone decente in sto gioco, in sto DLC. Non mi sembra una cosa, però è strano. Ci sono 70 spade, 40 asce, 7 milioni di scudi, un paio, due o tre, come si dice, sigilli, però che se tutte per gli stregoni. Vabbè, ma secondo me nel gioco base ce ne sono, ne ho almeno altri due che sono meglio di questo come valore finale. Cioè arriva a scalare B e B, giustamente. Questo è buono se uno usa entrambe le cose, fa una build intelligenza fede, usi questo. Che delusione, signora mia, che delusione. E niente, finiamo il gioco con le stesse armi con cui l'abbiamo iniziato. Per me è una sconfitta del DLC. Le stesse identiche armi con cui abbiamo iniziato il gioco, tranne contro i nemici normali, ma contro i boss. Vabbè, andiamo a bruciare l'albero e poi stacchiamo.
Non c'ho altro da fare, no? Che bruciare cose è un po' la... Che vuoi dirmi, bomba? Devo tornare alla cattedrale? Andiamo alla cattedrale. Ma era un secondo fa qua. Ah, dici per il drop della tipa, sta qua a te. Ah, pure questa? Ecco che serviva l'altra. Devo leggerla, però non mi ricordo. Quella dell'occultamento che facevo. Poi mi avrebbe di darle questa pure a lei. Vabbè, tu stai parlando delle armi del gioco base, quindi neanche io mi lamento del gioco base. Io mi lamento esclusivamente delle robe nuove del DLC. Perché dovrei bloccarle ogni raggio di luce a sta povera Krista, che già si lamenta che non vede... Che non vede niente. Dammi la luce. Ma sì, va. Tanto finisce male comunque, in un modo o nell'altro, sono sicuro. Grazie, utilissimi sei. Posso riaprire sto coso adesso? Sì? A che pro, scusate. Gli hai dato l'altro, eh? E ti ha dato una cosa diversa, immagino. Poi c'è no, mi ha dato la più grande stregoneria che sia mai esistita. Dai, dimmelo, bomba, dì, fammi ridere. Giusto per capire se c'è qualcosa di diverso, ma non credo. La katana che usa lei, Sapotani. Sono religiosamente contrario alle katane in questo gioco. A posto. L'unica cosa che è rimasta in sospeso era sto tizio qua. L'ultima volta ci sono tornato, si lamentava che non sentiva più Santa Trina. Vediamo se è cambiato qualcosa adesso. No, che la soffia fa, che può mai succedere? Abbiamo fatto il boh, ma se ti teletrasporta di nuovo in quella zona lì. Sei morto male? Che cazzo vuoi pure tu? Te non so proprio che cosa devo fare, cioè, perché lei mi fa... Le alternative sono bevi il nettare e quindi io muoio male. Devo morire dinanzi a lui? Se muoio dinanzi a lui succede qualcosa? È contento? Mi pare abbia reagito particolarmente alla mia dipartita, no? Mi è sembrato alquanto indifferente. Please. Non so che vuoi, figlio mio. Non so che vuoi.
abbiamo dato. A nessuno che hanno due assacci di Poleda e compagnia, no? Ma che figata! Ok, no, è un dungeon, mi sa. Non è soltanto una stanza con un boss, mi sa. Io però non so come risolvere con la... con le benedizioni, però. C'è gente che ha fatto fatica a 19, io a 17 non so proprio come metterci, no? Ah, mi teletrasporta direttamente pure a Belorat. Hanno pacciato il giorno dopo che è uscito quasi, beh. La gente che dice che ha fatto fatica a 19 e l'ha detto dopo, no, no, non pre. È comunque un bonus in meno, raga, non è che è un bonus, non è che... sono comunque tre livelli in meno, che poi siano meno efficaci di quanto fossero all'uscita è un altro discorso, ma è comunque in meno. È comunque una roba che mi sono perso. Come si chiama sto posto? Enir Illim, Mura Ester. Voglio solo guardare. Domani o un altro, mo vediamo qua. No, eh. Ma devi venire a rompere i coglioni adesso, devi venire a rompere i coglioni. Niente, non si può affacciare. Ah, era bomba, non era Luis, maledetti coi colori uguali. Oh. Sì, ho capito che dici, però secondo me è comunque una differenza che c'è. Cioè, tu quando l'hai giocato 2 era già pacciato, eh. E l'hai fatta al livello 19. A meno che non sia uscita un'altra patch negli ultimi giorni che mi sfugge. Ma sono 2? È sempre lo stesso che va in anziare. Fa la ronda, ma la fa a piccolo trotto per mantenersi in forma. Cioè... capisco.
Che figata che poi è letteralmente a 200 metri di distanza, cioè il posto dove stavamo prima lì, tutta quella parte che abbiamo fatto. È letteralmente qua. Qua e qua. Cioè, sta zona. Però non ci potevi arrivare. Ma boh, direi che possiamo staccare, ragazzi cari. Non so se domani voglio già andare verso la fine. Sto pensando di pigliarmeli un paio di giorni di pausa prima del gran finale. Vedere la sofferenza finale, che abbiamo giocato solo quello per 2 settimane di fila, un po' pesante. E ci penserò, dai. Intanto buonanotte, ragazzi, buonanotte. Grazie per la compagnia.